Il fork di Bitcoin, il Segwit 2X, non è stato cancellato e tra poche ore potrebbe Bitcoin subire l'hard fork. Salve a tutti ragazzi, sono Marco Casari, ho voluto fare questo video veramente velocissimo solo per un update, perché sembrerebbe che un piccolo gruppo di miners, nonostante sia stato cancellato ufficialmente l'hard fork, ormai sappiamo una settimana fa circa, sembrerebbe che ci sia invece un gruppo di miners che abbia intenzione di effettuare l'hard fork su Bitcoin e creare quindi il nuovo fork, il nuovo Bitcoin basato su Segwit 2X. Ragazzi, questa è un po' una notizia bomba che non sappiamo come potrebbe riflettersi sui mercati. Bitcoin sta ormai spingendo tantissimo, ha superato i suoi massimi, sta puntando agli 8.000 dollari, quindi sembra non aver risentito di questa notizia, ma che è uscita veramente pochi minuti fa, ed in particolare è proprio Coinbase che ha portato avanti questa notizia, dicendo che ha intenzione di interrompere le transazioni di Bitcoin, quindi impedire di vendere e aprire posizioni su Bitcoin nelle prossime ore, fino a che la situazione non sia più chiara e fino a che, nel caso in cui avvenga il fork, sia stata verificata che non ci siano e che non ci saranno problemi. E stavo leggendo la comunicazione che ha fatto Coinbase su questo aspetto, è piuttosto interessante, guardate, ve la faccio vedere qua in schermo e leggiamola insieme. Allora, vedete, Coinbase quello che dice è che c'è stato un ultimo update e sta Coinbase monitorando la situazione e farà tutto quello che sarà nelle sue forze per permettere ai clienti di beneficiare da questo fork, però solo nel caso in cui risulti in un network funzionante e safe, sicuro. Non nessuna azione è richiesta e tutti quanti i fondi saranno conservati su Coinbase e rimarranno sicuri. Quindi qui c'è un po' di storia, vedete, last week the Segwit 2X development team announced, quindi è stato annunciato dal development team di Segwit 2X che non continuerà con il progetto, con il fork, però c'è una porzione di miners e di community leader che invece vogliono continuare con questo fork, e lui dice se ci sarà il fork si possono verificare due scenari. E, ovviamente scenari basati sulla protezione dei customer, dei fondi, degli investimenti dei clienti da parte di Coinbase, che vedete qua chiuderà alle 2 Pacific Time del 17 novembre, oggi ragazzi, disabiliterà la possibilità di vendere o acquistare il Bitcoin un'ora prima del fork, che sembrerebbe proprio accadere tra le 6 e le 8 di mattina Pacific Time di novembre 17. Noi siamo in Italia, quindi quest'ora ancora non è arrivata. Quali sono i due scenari che si possono verificare? Scenario 1, il network non è usabile, quindi viene effettuato il fork e il network di Bitcoin 2X non sarà utilizzabile. In questo caso Coinbase non supporterà il trading o nessun tipo di non darà la possibilità di prendere i Bitcoin 2X, chiamiamoli così, per muovere gli asset. E una cosa importante che dicono, e la dicono in grassetto ragazzi, è che loro credono che questo sia lo scenario che si potrà verificare. Se poi dicono il network guadagnerà supporto più avanti, allora abiliteranno Bitcoin 2X nella loro piattaforma. Quindi scenario più negativo, ma anche quello che si aspettano possa accadere. Scenario 2, il network è invece utilizzabile, quindi sono tutte confermate le transazioni ad una velocità accettabile e i miner supporteranno in maniera forte questo fork, allora Coinbase permetterà ai propri clienti di fare il withdraw. E, allora ragazzi, cosa dire? Siamo di fronte ad una situazione veramente veramente anomala. Tra l'altro nessuno si aspettava che potesse questa possibilità succedere. Sta succedendo invece. Questa dimostrazione che il mercato delle criptovalute è imprevedibile, totalmente imprevedibile. Ecco perché dico, ragazzi, è inutile che proviamo a fare analisi tecnica su mercati
con questi livelli di imprevedibilità. E vediamo soprattutto che cosa succederà a Bitcoin in termini di volatilità, in termini di volumi, proprio adesso che Bitcoin stava puntando agli $8,000 e aveva già rotto i suoi massimi. Non è detto che sia negativa questa notizia, può veramente succedere di tutto. Quindi, occhi puntati alle prossime ore, cercherò di fare un update anche nel pomeriggio. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Per ora è tutto, ragazzi, grazie mille per gli aggiornamenti che fate sul mio canale, i commenti che mettete. Stiamo veramente diventando una community forte. Ho visto che vi state cominciando a scambiare informazioni, vi state cominciando a scambiare opinioni, idee, notizie, e ringrazio tutti quelli che spacciano le notizie. Grazie Luca, che è una persona attivissima, che ogni volta che c'è una news subito me la spara sul canale. Grazie a tutti gli altri, adesso non mi ricordo i nomi di tutti, anche perché molti dei vostri nomi sono dei sinonimi. Continuiamo a farlo perché questa community, in modo tale che questa community cresca e possa essere efficiente ed efficace e aiutare non solo me che faccio i video, ma anche voi, e tra di voi, possa aiutarvi tra di voi. Ragazzi, grazie mille, ci vediamo prestissimo nel pomeriggio, buon trading a tutti, ciao!